In poetico equilibrio tra l'analitica ricerca fiamminga e la monumentalità italiana, Antonello da Messina combina la vivacità degli sfondi e la vitalità appassionata dei ritratti. Viaggia molto questo artista lungo la penisola, da Venezia a Napoli, realizzando una carriera molto dinamica. Negli ultimi anni di vita però torna nella sua Sicilia, dove lascia una duratura eredità artistica e un grande capolavoro come l'Annunciata di Palermo, conservata a Palazzo Abatellis. Questo capolavoro, dipinto probabilmente in Sicilia nel 1476, mostra Maria interrotta nella sua lettura dall'angelo dell'Annunciazione. Un dipinto che è stato per anni oggetto di indagini e studi di vario genere perché è considerato misterioso. Ancora oggi è ritenuto uno dei dipinti più enigmatici e sicuramente uno dei più significativi nella storia dell'arte. L'elemento principale che colpisce è che si tratta di una rappresentazione dell'Annunciazione, eppure non vediamo l'angelo. Quindi possiamo solo intuire ciò che sta accadendo dall'atteggiamento di Maria. È chiaro che la Vergine, impegnata a leggere, viene distratta da qualcosa o da qualcuno. Ecco quindi che alza lo sguardo e si volta leggermente verso l'oggetto della sua distrazione. Con la mano destra sembra quasi salutare chiunque le stia parlando, ma se guardiamo da vicino ci rendiamo conto che è più di questo. Con quel gesto sta esprimendo delicatamente ma fermamente il consenso alla richiesta che ha appena ricevuto. L'effetto e le emozioni che sorgono in noi dalla visione di questo capolavoro sono legate al fatto che vediamo la Vergine Maria esattamente come l'ha vista l'angelo. Noi spettatori diventiamo i portatori del fatidico annuncio. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!